Profondo l'attacco di Wilander. Uno pari, primo set. Importante notare che Wilander i suoi 6 successi nelle prove del Grande Slam li ha ottenuti su 3 superfici diverse. Ha vinto 2 Open d'Australia sull'erba e 1 sul cemento, mentre i 3 successi a Roland Garros sono stati ottenuti sulla terra battuta. 15-0. E questa è la strada che ha percorso Mats Wilander per arrivare a questo punto. 2 set perduti con Carren, uno con Emilio Sanchez. Contro Carren ha anche rischiato qualche cosina, perché nel quinto set è stato l'ex sudafricano ad avere avuto la prima palla break. Ecco qui questa inquadratura con la piccola telecamera posta sotto la rete. Si allunga bene sulla volée bassa di dritto Darren Cahill. Cahill è nato ad Adelaide, compirà 23 anni tra pochi giorni. Mats Wilander invece ne ha 24, li ha compiuti il 22 agosto. E comunque Cahill, senza troppi problemi, si aggiudica il suo servizio. Conduce ora 2-1, primo set. Veduto dall'alto di Flushing Meadows, vedete in alto sul teleschermo per un momento, adesso è sparito, lo Shea Stadium, dove giocano i New York Mets, la squadra che ha vinto le World Series 2 anni fa. Sono in testa alla loro classifica e c'è una grande scritta fuori dallo stadio e dice "Let's do it again", dice facciamolo un'altra volta, cioè vinciamo un altro titolo. I New York Mets. Mets sta per abbreviazione di Metropolitans, cioè la squadra, diciamo, della città. Poi questo gioco sui Mets e i Jets, che sono la squadra di football, una delle due squadre di football di New York. Poi ci sono stati anche i Nets, che sono la squadra di basket. Così come una volta ad Indianapolis c'erano gli Indianapolis Pacers e i Racers, cioè si gioca cambiando solo l'iniziale, sono giochi che la lingua inglese consente. Intanto Wilander 15-0 sul 2-1 Cahill, primo set. Emblematico questo scambio, il confronto tra Cahill a rete e Wilander a fondo campo, tra le volée di Cahill e i passanti di Wilander, 30-0. È chiaramente un confronto che è più favorevole a Wilander quando Cahill è costretto ad attaccare sulla risposta al servizio. Trentatreesimo nelle classifiche mondiali, Cahill andrà sicuramente più avanti, intanto qui mette fuori questo dritto dopo questo torneo, perché lo scorso anno aveva perso qui al secondo turno in 5 sets da Ken Flack, specialista del doppio, quindi guadagnerà punti.
cavalcato Cahill dal perfetto pallonetto di Wilander. Due pari, non ci sono state eccezioni alla regola del servizio fino a questo momento. E la regola del servizio, Rino, è che bisognerebbe sempre cercare di vincerlo. I nostri telespettatori lo sanno, il break è quando si rompe il servizio all'avversario, cioè si strappa la battuta. Qui abbiamo visto uno smash di Cahill, uno dei colpi che Cahill gioca con maggior sicurezza ed è forse il colpo che gli ha consentito di battere. E qui ecco che vediamo inquadrati Sonia Mulholland, che è la moglie di Mats Wilander, e Keith Richards, che è uno dei Rolling Stones. La risposta di Wilander, dicevo che lo smash è il colpo che ha consentito a Cahill di battere Aaron Krikstein. Krikstein gioca dei pallonetti molto insidiosi. Ubaldo, hai ricordato che l'anno scorso Cahill ha perso da Fleck al secondo turno in questo torneo. C'è di più, Cahill l'anno scorso era stato costretto a passare attraverso le qualificazioni. Altro gran pallonetto di Wilander. Questo. Poi con molta attenzione Wilander ha il tempo di lasciar rimbalzare la palla, di guardare e di prendere in contropiede Cahill sullo smash a rimbalzo. E qua lo rivediamo. Pari. L'anno scorso Cahill aveva dovuto giocare le qualificazioni in tutte e tre le prove del Grande Slam. Le aveva superate a Roland Garros, dove poi è arrivato al terzo turno battendo Kraftman, battendo il sudafricano Robertson e perdendo da Nystrom al terzo turno. Non le aveva superate a Wimbledon, dove era stato eliminato da Richie Renneberg al secondo turno delle qualificazioni. Le ha superate ancora all'Open degli Stati Uniti, dove poi, come hai tu ricordato, ha perso da Fleck al secondo turno. Quindi è un giocatore che è cresciuto molto. Tanto Cahill, che aveva vinto i suoi primi due turni di servizio a zero, questa volta si trova sul 30 pari. E sbaglia l'approccio di rovescio e concede la prima palla break dell'incontro. Qui avrebbe avuto bisogno della prima di servizio Cahill su questa palla break. Invece non gli passa. E questa volta non riesce a trovare la misura del pallonetto Wilander. Comodo lo smash per Cahill, annullata la palla break. Comunque Wilander fa bene a giocare ogni tanto anche dei pallonetti per non dare sempre il passante a Cahill, che altrimenti si attaccherebbe a rete e diventerebbe più quindi difficile superarlo. Invece variando non dà la sicurezza alcuna all'australiano. In ritardo nella volée bassa di dritto Cahill, seconda palla break. Sì, qui si vede che Cahill è arrivato poco oltre la linea di servizio, troppo indietro per giocare la volée. Lungo il passante di dritto di Wilander, non era impossibile questo colpo, soprattutto per uno come Mats Wilander. Tre volte semifinalista qui agli US Open negli ultimi 4 anni. Lo scorso anno è stato l'unico, l'ho detto prima, che
l'aveva vista arrivare in finale. Due volte a rete Wilander, 20 volte Jack Hill, che si deve arrampicare per giocare questo smash. Viene rigettato, respinto a fondo campo, poi stecca il dritto. Terza palla break. Qui si è visto, ha giocato molto frontale rispetto alla rete, poi ha tentato forse troppo top spin e ha steccato la palla. Rimane sul nastro la risposta di rovescio di Wilander. Tre palle break annullate da Cahill. E comunque Wilander sta scaldando il suo motore. Qui ha commesso l'errore Cahill di voler cercare la volée di dritto, avrebbe dovuto giocare quella di rovescio. La palla gli veniva proprio addosso. Quarta palla break. Non ha seguito la seconda Cahill. Ha provato una palla corta di rovescio, non gli riesce e c'è il break. Wilander 3-2 nel primo set. Cahill aveva tenuto con sicurezza i primi due servizi e poi invece si è imbarcato in un game molto complicato, molto sofferto, ha annullato tre palle break, alla fine ha ceduto la battuta. È dunque Mats Wilander che va a servire in vantaggio per 3-2 nel primo set. E vi ricordo che si tratta della prima semifinale dell'Open degli Stati Uniti, le cui immagini vi giungono da Flushing Meadows, New York. Please take your seats quickly. Quickly, please. Quiet, please, ladies and gentlemen. Ecco qui una panoramica del campo centrale. Vedete Wilander come lascia la mano nel rovescio. Wilander gioca due tipi di rovescio. Gran colpo di Cahill che riesce a venire fuori vincitore. Qui abbiamo alcuni dati, temperatura, umidità. La temperatura dunque 71, meno 30, abbiamo 41, diviso 2, 20 gradi, tra i 20 e i 21 gradi. La regola più semplice per tradurre nel nostro sistema, quello americano, quello anglosassone, togliere 30 e dividere per 2. Cahill, uscito vincitore da uno scambio a fondo campo, sorprende ora Wilander con questo dritto, 0-30. Due colpi autorevoli giocati da Cahill, che peraltro aveva dimostrato di essere un buon giocatore anche sulla terra battuta, vincendo quel torneo di Gstaad quest'estate. Sai, in quel torneo ha battuto Emilio Sanchez 7-6 al terzo set. Battere Sanchez sulla terra non solo, ma adesso a Cahill riesce un colpo che dovrebbe essere la specialità di Wilander, cioè il passante di rovescio. Era anche abbastanza lungo l'attacco di Wilander, senza essere straordinario. Ma... tre palle break consecutive. Ancora Wilander a rete. Troppo corto il pallonetto, non è riuscito a cadere il pallonetto liftato.
abbiamo visto negli ultimi due punti Wilander a rete. Come per impedire a Cahill di attaccare. Sbaglia il dritto da fondo campo Cahill. E da 0-40 siamo 30-40, annullate due palle break, ne rimane una terza a disposizione di Darren Cahill. E sbaglia un altro dritto da fondo campo. Non le ha giocate molto bene le tre palle break Cahill. 40 pari. Si diceva prima Ubaldo della vittoria ottenuta da Cahill a Gstaad. E quando un giocatore australiano vince un torneo sulla terra battuta vuol dire che è un giocatore più completo degli altri. Insomma, in questo vantaggio Wilander, questo Cahill si è fatto attaccare sulla prima palla break, è rimasto a palleggiare da fondo campo nei tre punti successivi e ha sbagliato tre volte con il dritto. Beh, Pat Cash per esempio sulla terra battuta non credo che abbia mai vinto un torneo. No. La vittoria di Pat Cash è un bella questa volée, splendido l'attacco in controtempo e perfetta la volée di rovescio. Rivediamo. Cahill ha battuto proprio Pat Cash al torneo del Queen, un risultato per lui molto importante. Ce l'ha detto l'altro giorno quando ha avuto la cortesia di farci visita qui, e ha detto che è stata una vittoria che mi ha dato molta fiducia, perché il punto di riferimento diciamo più vicino per un giocatore australiano è ovviamente Cash ad alto livello. Vantaggio Wilander, troppo falloso di dritto per il momento Cahill. Sì. ...56% la prima palla di Wilander, 60% quella di Cahill. Siamo su valori medi. Stecca questa volta un dritto Wilander. Più importante per Cahill servire bene forse che non per Wilander, perché anche se Wilander può temere l'attacco di Cahill, in realtà fra la prima e la seconda palla di Wilander non c'è una grande differenza. Mazzi in genere gioca sempre a tre quinti di velocità, ogni tanto prova l'ace per sorprendere l'avversario. Lungo il passante di rovescio di Wilander. E c'è un'altra palla break, la quarta in questo gioco a favore di Cahill. Cahill credo che si debba rendere conto che fino a che rimane a palleggiare a fondo campo ha poche chance. Sì. Cahill l'ho visto scendere a rete quasi sempre seguendo il rovescio. È un colpo sul quale si appoggia meglio. Questo però spiega anche perché Wilander insista parecchio nel palleggio, giocargli anche sul dritto. Eccolo, vedi che si appoggia sul rovescio per venire avanti. Non riesce a tenere dentro questa difficile volée di rovescio.
ci sono dei giocatori che riescono proprio a venire a rete soltanto sul rovescio. I due esempi più classici sono Yannick Noah e Thomas Smith, sono due giocatori che hanno proprio bisogno di appoggiarsi sul rovescio. Colpo che giocano tagliato e invece giocando in top spin il dritto finiscono col corpo all'indietro alla conclusione del colpo, quindi diventa più difficile poi produrre lo scatto per arrivare a rete in tempo. Non solo, ma anche il rovescio tagliato cammina di meno e quindi dà il più tempo al giocatore di prendere la rete. Il rovescio, diciamo, in top spin coperto rende di più nel passante perché cammina più in fretta. Cioè il giocatore ha bisogno di tempo per andare a rete, non deve dare tempo all'avversario quando lo passa. Eccellente scambio. Buona tenuta della rete da parte di Cahill. Cahill ha esordito quest'anno in Coppa Davis. Finalmente Neil Frazier si è deciso ad abbandonare Wally Mazur, che gli aveva dato tante delusioni. Gran perdente. E beh, Mazur in Davis ha compiuto degli autentici disastri, anche se magari poi nei tornei individuali quest'anno ha battuto McEnroe a Wimbledon, una volta aveva battuto Becker all'Australian Open, è arrivato in semifinale in quel torneo. La volée di dritto di Darren Cahill e c'è il contro break. E beh, questo game è un segno della solidità di questo giocatore australiano, perché riesce ad andare 0-40 sul servizio dell'avversario. Sciupi tre palle break consecutive, poi va in vantaggio due volte Vilander, insomma è difficile. Cioè concentrata in un game, si è un po' riprodotta la situazione insolita dell'incontro tra la Garrison e la Navratilova. La Navratilova che riesce a recuperare, a tornare in partita e che poi invece finisce ugualmente per perdere. Pallonetto disegnato con una precisione incredibile da Vilander. È il pallonetto di Vilander, uno dei colpi davvero migliori. Record di Mats Vilander nell'Open degli Stati Uniti, 30 vittorie e 6 sconfitte. Questa è la settima partecipazione di Vilander al torneo. In Coppa Davis a Clermont-Ferrand sulla terra battuta. Semplicissima la conclusione a rete per Cahill. Cahill ha perso in 4 set da Yannick Noah. Ha giocato un solo singolare, poi al risultato acquisito è stato sostituito da Fitzgerald. Ho visto giocare Cahill in doppio con Zivojnovic a Wimbledon contro Camporese e Narciso. Vinsero 7-6 al quarto. Ecco qui il tabellone. Ecco il quadro del singolare maschile. Nella semifinale in alto vedete Lendl Agassi e sotto Cahill Vilander. Ripeto, nel torneo delle sorprese, tre dei primi quattro grandi favoriti in semifinale. Agassi, pur essendo testa di serie numero 4, da qualcuno non era considerato uno dei primissimi favoriti, perché è il numero 4 del mondo, però nella sua carriera aveva battuto solamente Pat Cash dei top 10. Adesso ha battuto anche Jimmy Connors e qualcuno comincia a pensare che possa battere anche Lendl. Recupero di Cahill, non riesce. E abbiamo due palle break, 15-40. Doppio fallo, non il momento più opportuno. Tre break di fila, 4-3 Vilander, primo set.
fila dunque, mentre Darren Cahill ricopre con un nastro il manico della sua racchetta. È un'operazione che i tennisti svolgono con una disinvoltura ammirevole, sono allenati, anche perché poi non hanno molto tempo per compiere questa operazione. Un minuto e mezzo? Sì, un minuto e mezzo, però insomma devono anche un pochino asciugarsi, bere, certo, tirare il fiato. Se dici, che pensano, Rino, quando vanno lì seduti in quel momento? Ma sai, ci sono quelli che pensano, ci sono quelli che non pensano. Uno che pensa sicuramente è Wilander, pensa più di tutti. Questa operazione, diciamo, di copertura del manico, una volta Guillermo Vilas la faceva svolgere a John Tyriac, gli gettava la racchetta e Tyriac provvedeva al cambio, come il cambio delle ruote, no? Bisogna vedere in quanti secondi, ai box della Ferrari, no? 12 secondi, 11 secondi. Beh, Tyriac a Vilas gli faceva proprio da balia. Il giocatore, personalità a volte debole, Vilas, che pure però ha vinto dei grandissimi incontri sulla grinta, quindi un po' contraddittorio come personaggio. Mats Wilander serve in vantaggio sul 4-3 del primo set nei confronti di Darren Cahill ed è la prima semifinale del singolare maschile dell'Open degli Stati Uniti. Riesce a prendere la rete, Cahill costringe Wilander all'errore, 0-15. Un incontro che nei primi quattro giochi era stato dominato dai giocatori al servizio, c'era stato un punto solo contro il servizio nei primi quattro game, poi invece è cambiato. 15 pari, ci sono stati tre break consecutivi. Mi sembra che Wilander sia meno sicuro nel passante del solito. Cahill è uno dei quattro australiani che è arrivato al terzo turno. Qui si era parlato nei primi giorni qui di questi campionati degli Stati Uniti, della rinascita del tennis australiano, probabilmente esagerando un po'. Questi sono tutti ottimi giocatori, Cahill, Woodford, Stoltenberg e Frawley, però nessuno mi pare destinato a seguire le orme dei grandissimi, vale a dire di Rod Laver, di Ken Roswell, di John Newcomb, Roy Emerson. Splendida volée di dritto di Darren Cahill. Vediamola, non è male. Altre due palle break, 15-40 servizio Wilander. Ma sai, quattro giocatori australiani dopo il terzo turno erano comunque una novità dopo anni di crisi, di scarse presenze australiane. 30-40, hai visto come Wilander ha attaccato sul dritto di Cahill? È difficile che Wilander scelga male una soluzione tattica.